La cooperativa sociale Alice, in collaborazione con il Museo Civico Craveri, presenta l'esperimento del palloncino che si gonfia da solo. Ecco l'elenco del materiale che ci serve per fare l'esperimento. Una bottiglia in vetro, meglio se non troppo grande, va bene ad esempio la bottiglia dei succhi di frutta. Un palloncino, un misurino, ad esempio quello che troviamo negli sciroppi, un imbuto, dell'aceto e del bicarbonato. Per comodità io l'ho messo in un contenitore più piccolo. Prepariamo ora i materiali che ci servono per l'esperimento. Prendiamo il nostro misurino, prendiamo l'aceto e mettiamo nel misurino circa 20 ml di aceto. Quindi riempiamo il misurino fino alla tacca dei 20 ml. Adesso prendiamo il palloncino, meglio se prima proviamo a gonfiarlo e poi magari lo tiriamo un pochino in modo da renderlo più elastico, e poi con l'aiuto dell'imbuto all'interno del palloncino mettiamo 3 cucchiaini di bicarbonato. Se il bicarbonato fatica a scendere, posso aiutarmi ad esempio con uno stecchino. Io ho utilizzato quello che si usa per fare gli spiedini. In questo modo aiuto il bicarbonato a scendere. Uno, due, e 3 cucchiaini. Ora tutto è pronto per fare l'esperimento. Con l'aiuto di un imbuto vado a mettere i 20 ml di aceto all'interno della bottiglia. Se utilizzo l'imbuto che ho usato per mettere il bicarbonato nel palloncino, è meglio se prima vado a risciacquarlo sotto l'acqua. Ok. Voilà. L'aceto è all'interno della bottiglia. Prendo il palloncino, vado ad incastrarlo nell'imboccatura della bottiglia, facendo attenzione che il bicarbonato non cada però ancora all'interno della bottiglia. In questo modo. Quando mi sono assicurata che il palloncino è ben incastrato, allora faccio scendere il bicarbonato nella bottiglia e osservo cosa succede. Guardate un po'. All'interno della bottiglia avviene una reazione chimica. Questa reazione chimica produce un gas. Il gas, guardate un po', fa gonfiare il palloncino. La reazione chimica che avviene all'interno della bottiglia è questa. Traduciamo. L'acido acetico presente nell'aceto reagisce con il bicarbonato di sodio. Da questa reazione si hanno come prodotti l'acetato di sodio, l'acqua e l'anidride carbonica. L'anidride carbonica è il prodotto che interessa a noi. Infatti, l'anidride carbonica è il gas che fa gonfiare il nostro palloncino.
Ed ora, se volete far finta di essere dei piccoli maghi, ripetete l'esperimento. Preparate tutto il materiale. Avvolgete la bottiglia nella carta stagnola, in modo che non si veda che cosa succede all'interno. E ripetete l'esperimento con i vostri amici o con i vostri genitori. E mi raccomando, non svelate il trucco! Buon divertimento!